Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video ricetta. Allora, vi devo far vedere una novità. Finalmente, raga, li ho tagliati. Gli ho dato una forma decente ai miei capelli e quindi non mi lamenterò più, si spera. Ho anche un po' tolto la massa ai capelli perché, raga, veramente ne erano tantissimi. Oggi siamo qui per fare una ricetta molto fit, low carb e molto molto proteica. Allora, si tratta di un prodottino della Cho Carb. In questo video vedrete la ricetta per fare una lasagna, ovviamente una lasagna proteica, e poi domani, quindi voi vedete prima questo video, poi il giorno dopo, uscirà sempre alle 12 il video mukbang con l'assaggio della lasagna e io rispondo alle vostre domande. Allora, questa qui l'ho presa sul sito del supplement e come ben sapete avete il mio codice sconto che è Giulia010 ed è un prodotto della Cho Carb. Si sa che la Cho Carb produce tutti, quasi tutti i suoi prodotti, sia low carb. E questa qui è una protopasta, 60% di proteine e sono proprio delle sfoglie, all'incirca sembrano 6 sfoglie, infatti dopo vediamo un po' come la dobbiamo assemblare un po' per farla. Vedi i valori perché sono ottimi, ve li dico dal telefono perché da lì non si capisce molto bene. Allora, pensate che per 100 grammi ha 340 calorie, 14,2 grammi di carboidrati, 3 grammi di grassi e 60 grammi di proteine. Quindi all'incirca la nostra lasagna verrà con 80-90 grammi di proteine. E poi, come per quanto riguarda le altre percentuali, ha 8 grammi di fibre. E poi, raga, basta. Questo è, vi ho detto tutto. Quindi io adesso ho voluto fare quest'intro perché già ancora non l'ho provata, quindi non so com'è. Io non mi voglio dilungare più in chiacchiere e niente. Io spero che questa video ricetta vi piacerà. Quindi sapere giù nei commenti e niente, io vi lascio alla ricetta. Buona visione! Eccoci qua in cucina. Allora, iniziamo proprio dalla base. Quindi la nostra base sarà una specie di ragù, comunque per farcire le nostre lasagne. Quindi io vado ad utilizzare una passata di pomodoro. Allora, raga, io la utilizzo tutta e all'incirca, se mette a fuoco, vabbè, all'incirca sono 350 grammi, perché si sa, raga, una volta che comunque si cuoce il sugo, si tende a ritirarsi, quindi la vado ad utilizzare tutta perché comunque, raga, dobbiamo farcire le lasagne. E poi vado ad utilizzare questo macinato di manzo, perché comunque il macinato di manzo è un taglio di carne più magro rispetto tipo bovino o macinato misto, quindi vado ad utilizzare questa qui e sono all'incirca 300 grammi. Vado anche a pesarlo, però sì, se non mi sbaglio sono 300 grammi, quindi, ragazzi, ce l'ho e lo smaltisco, tanto penso che alla fine la lasagna la dividerò comunque in due porzioni da mangiare. Quindi mi trovo sporco una sola volta e almeno ho anche il pranzo per domani e domani non devo cucinare. Quindi ottima questa cosa. Quindi vado a mettere la passata di pomodoro. Il macinato e il sugo insieme. Ok, puliamo la bottiglia, facciamola uscire bella pulita pulita. Eccola qui con un po' di acqua. Una bottiglietta super super pulita. Eccola qua. Raga, in totale sono 350 grammi. Poi, raga, voi vi regolate a occhio le vostre porzioni, così decidete di fare. E se non avete, tipo, non volete usare un macinato, potete utilizzare anche, cioè, tipo, bovino o questo qui di manzo. Potete utilizzare anche il macinato di tacchino, il macinato di petto di pollo, cioè potete farla anche modalità vegana, cioè voi vegetariana, potete farla veramente in tantissimi modi. Io forse devo prendere una pentola un po' più grande, ma non fa niente, una volta che si cuoce si sa che diventa poco poco poco. Io non vado ad aggiungere l'olio perché comunque dopo poi caccerà comunque il suo condimento perché è una carne magra rispetto a tutti gli altri tipi, però rispetto al petto di pollo o a quello di tacchino c'ha comunque un po' i suoi grassi. Quindi io non vado ad aggiungerci l'olio, poi comunque dopo vado ad aggiungerci anche la mozzarella light, quindi voglio proprio evitare. E adesso mettiamo il nostro coperchio e facciamo cuocere il sugo.
ovviamente raga, fiamma molto bassa. Ok, e aspettiamo che cuoce. Già sta facendo così, vedete, il macinato è già quasi pronto. Io adesso lo faccio stare un altro po', perché comunque raga, il sugo non vi deve venire denso, perché pensate che le lasagne sono comunque crude, quindi nel forno si devono cuocere. Se voi mettete una salsa densa, sì, ok, vi vengono, ma vi vengono secche, quindi vi consiglio sempre di lasciarlo al sugo, sempre un po', come si suol dire, brodoso, così che la lasagna vi viene anche un po' morbida. E niente, quindi io le faccio stare giusto un altro po', e poi lo faccio giusto un altro po' addensare, perché vedete è ancora troppo liquido, e poi dopo iniziamo ad assemblare il tutto. Ho spento tutto, eccolo qua, ma lo facciamo stare un po', ci spostiamo dall'altra parte. Vado ad utilizzare una mozzarella light, eccola qua. Raga, mi è successa pure con l'altra, cioè guardate qui come si fa. Non mi è mai successa questa qui in bustine, di solito ok che non usciva perfetta, tipo rotonda, ma ultimamente mi stanno uscendo sempre così, infatti già nel banco frigo sono sempre tutte schiacciate. Infatti guardate qui si è spappolata, ma vabbè raga, cioè dopo la tagliamo a pezzette e la mettiamo nella lasagna, tanto non fa niente, non dobbiamo mangiarla così, però è brutta sta cosa. Infatti io già di mio non sono solita a mangiare la mozzarella così, cioè proprio prenderla in bustine e mangiarla io non ho. Le bustine di solito le uso solo per fare qualche preparazione, però cioè ragazzi è proprio rammollita, cioè... ma pure l'altra volta così, invece all'inizio quando la prendevo no, non era così, ma va bene, cioè è proprio brutta, cioè a parte che voglio provare pure qualche altro marchio di mozzarella light, perché io mi trovo bene a volte a metterla che ne so in salto in bocca, queste cose qua, ma cioè si è fatta proprio brutta, cioè brutta, cioè, sembra tipo una burrata, una cosa, ma ok. Abbiamo tutto ciò che ci serve qui sul tavolo: sugo col macinato, una specie di mozzarella e lasagne. Allora, io non vado a predisporle così, vi faccio vedere meglio la confezione. Eccola qui. Non vado a posizionarla così, ma le vado a... all'incirca sono 150 grammi. Le vado a spezzare e le vado a posizionare in questo modo. Facciamo tipo un puzzle. Scusatemi raga, prima di andare a posizionare dobbiamo fare uno strato sotto, ovviamente di sugo. Raga, questa è la prima volta in tutta la mia vita che io faccio una lasagna, quindi scusatemi. Non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, perché l'ha sempre fatta mamma. Ma vedete ragazzi, è sempre una prima volta in tutto. Vado a prendere la lasagna, la vado a mettere così, in questo modo. Improvvisiamo un poco, come sempre. Va bene, io non so manco io quello che sto combinando, ma fortunatamente me la devo mangiare io. Sto vergognando stesso io di quello che sto facendo. A questo punto non so se metterle così o... perché se io le rompo in una schifezza non rifatelo a casa. Raga, facciamo così e non fa niente, perché altrimenti qua non ci viene una lasagna dopo che la andiamo a tagliare. Vabbè, continuiamo.
Il mondo fitness non è mai come il mondo normale, nella cucina. Poi ci sono io, che non ne sono capace. Raga, però un po' una lasagna sembra. Comunque ci stavo pensando che secondo me sopra, quando ho finito, quindi l'ultimo strato, il telefono, raga, sempre qui con me. Comunque vi stavo dicendo, sopra dopo nell'ultimo strato vado a metterci anche le fettine light, visto che abbiamo finito il come si chiama? Abbiamo finito la mozzarella finalmente, che veramente, raga, era obbrobriosa. Niente, comunque poi alla fine comunque l'ho fatta così, quindi penso, non lo sapete che faccio, visto che questo è l'ultimo strato. Sì, perdiamo anche i pezzi. Giulia, che ne dici? Faccio così. Che trash, mamma mia, raga. Copriamo un po' i buchi. Già c'ha ragione su, smettiamolo qua. Raga, ormai lo sapete che nella mia cucina è così. Io improvviso da morire. E infatti giù l'abbiamo capito. Però recita la verità, non avete mai visto una lasagna così? Dite la verità. Non l'avete mai vista una lasagna così? Così bella, genuina. Da fare invidia proprio. Raga, io mi devo imparare. Sbagliando si impara. Forse sarà brutta, ma il sapore sarà buono, dai. Ci spero. Spera bene, Giulia. Secondo me mo che mamma verrà di qua, dirà, che combinato, e giù. Sicuro. Beh, però raga, non è male. Ok, adesso ci metto un po' di sottilette sopra, giusto 2 o 3, ma giusto per dare quel tocco in più. Ok. Queste le ho prese sempre all'Eurospin, sono molto molto buone. Meno male che le ho prese. Ok, dai raga, ma brutta non è però. Ma ve la faccio vedere meglio. Raga, per rinfornare al meglio le lasagne, vi dico come le andiamo a mettere in forno. Sempre forno 180 gradi, però andiamo a mettere prima la carta da forno sopra, e poi dopo aver messo la carta da forno vado a metterci sopra la carta argentata, così, ho facendo questo, in questo modo si cuocerà al meglio le sfoglie. Ok, così. E la mettiamo in forno a 180 gradi, e per quanto riguarda i minuti, raga, non lo so neanche io, ma ve lo dico dopo. Comunque, io mi sono innamorata, cioè raga, ma quanto è bella, è bellissima. Adesso la sto facendo un po' raffreddare, comunque sì raga, è venuta molto bene alla fine. Mi aspettavo di peggio all'inizio, mi sono preoccupata un po', e però dai, il risultato niente male. Comunque alla fine è stata a 180 gradi per 60 minuti, con, come avete visto, la carta alluminio sopra e quella da forno. Poi che ho fatto? Ho staccato, cioè ho tolto tutto da sopra, quindi due fogli li ho rimossi, ho messo il forno a 200 gradi per giusto 10 minuti e l'ho fatta un po' dorare sopra, e anche comunque per farla asciugare ancora di più. E niente, io adesso vi faccio vedere direttamente nel piatto, e per quanto riguarda l'assaggio ci vediamo nel video di domani.